Allora, Francesco Di Leva, tipo vecchio West, vedi? Ti metti qua con la Non so, ma carabina, il infatti sigaro. ti stavo appena proponendo di fare uno Esatto, scambio. solo che l'unico trucco è che devi stare in equilibrio. Come stai, Francesco? In equilibrio. Esatto, precario. No, L'ultima no, ma volta ci eravamo visti, ti ricordi, a Monte a Carlo a Monte parlare di Sean Carlo. Penn e Cassius Clay, Direi, che era ciao. stato un bel Insomma, un momento, bel bel momento. momento, Sean sì. Penn su Milk, me lo Sì. ricordo bene. Invece adesso sei qui a Roma Sì. con due film, come prima e Un amore in più. La prima Un domanda mondo in è più. un mondo più, scusa. Io la prima domanda che volevo fare è come li scegli, perché poi sono due sceneggiature molto forti, particolari, con delle storie anche, insomma, non proprio banali, insomma. Cioè, la prima cosa, vedendo i due film, uno in fila all'altro, dice: sto Di Leva, quando legge le sceneggiature, Che penso? Penso sempre che cosa posso in realtà regalare a quel personaggio che non ha ancora. Questa è una cosa. Provo sempre ad individuare quel bambino che è stato. E anche a volte nei personaggi cattivi, come può sembrare quello di come prima, provo a capire lui veramente quando è solo, non dico sul water, ma mentre si Quando sciacqua. guarda allo specchio. Sì, che quando si lava i denti, va, diciamo così, che cosa pensa fino in fondo? Perché poi in realtà quando stai da solo tu pensi qualcosa di diverso da quello che pensi quando stai con gli altri. Lo pensi, è Sei anche inevitabile, una persona sarebbe. diversa, no? Sei una persona diversa, sei una persona anche più sincera con te stessa. Molte volte la sincerità sai fa tanta paura e quindi provo a capire quanto ci sia di sincero. Su come prima è stata un po' una cosa. Mi ha chiamato il produttore insieme al regista che volevano incontrarmi. Il fatto che partisse da un fumetto Intrigava. a me mi affascina moltissimo quando ci sono dei procedimenti creativi. Quando poi, ti è capitato da un fumetto, ne nasce uno. C'è un Sì, regista nasce, sì. francese che ha scelto quella cosa, che ha trovato un produttore italiano, che poi ha trovato degli attori napoletani, che poi siamo andati in giro. Cioè, e poi adesso lo vedranno dei ragazzi, molto probabilmente prenderanno spunto per scrivere una storia. Certo, la contaminazione ti La affascina. contaminazione mi affascina moltissimo. E quindi io sono andato a leggere questa cosa. E quando l'ho visto, c'è una foto molto bella nel fumetto di lui in canottiera. Fatta, ma chissà son chi? Cioè, E sei chissà sono partito da proprio, no, quell'immagine. sono proprio. Sai, quando tu vedi una cosa e dici ma sta cosa, vedi una donna, ti innamori e dici ma perché ti sei innamorato di quella donna? Non lo C'era so. qualcosa in lei che era già C'è dentro di qualcosa, c'è te. qualcosa. E ho chiamato, ci siamo incontrati, per fortuna il regista mi ha amato subito, che è stata una sintonia pazzesca. E quando poi mi è arrivato questo personaggio addosso, sai, a volte mi sono sempre chiesto prima di scegliere io le sceneggiature come era il procedimento creativo, no? Quando in realtà un po' in realtà la storia ti porta ad essere quella cosa là. Cioè, io quando ho letto il copione, vedevo che non potevo essere io Ah, ok. a fare quella storia. Sì, c'era Avevo un'altra delle sì, molte anime. avevo bisogno per esempio di capelli. Il regista era francese, a un certo punto pensava che era un vezzo dell'attore, no? E poi dicevo, fidati, questo personaggio secondo me ha bisogno. Lui non riusciva a capirmi, perché poi ovviamente le culture sono Eh diverse, non ti conosci certo. bene. Poi lui è una persona molto, un artista, molto sensibile. A un certo punto ha detto, io questa cosa la faccio per te, che capisco che Ah, vediamo. beh, un bell'atto di fiducia, però. E quindi io sono andato, ho fatto E ti ha questa cosa seguito lui in e quel lui alla fine caso? del film mi ha detto avevi ragione tu, il personaggio aveva bisogno di quei capelli. Fantastico. Tra l'altro, in Come Prima, tu dividi lo schermo con. Con il grande Antonio Folletto. Il Esatto, grande Antonio esatto. Un altro Folletto. grande attore italiano che viene citato poco, magari, ma invece è un grandissimo. A me piace molto Credo Antonio che Folletto. sia uno degli attori più talentuosi che abbiamo in È Italia vero? e credo che è una persona straordinaria. Te lo Vi dico, mi si è conoscevate già? accaponato. No, mi ha chiamato il produttore a un certo punto quando io sono entrato nel progetto e mi ha fatto. Insomma, c'era una rosa di attori e mi ha chiesto, Ah, mi ha reso parte di questa scelta creativa. Dice, cioè devi giocare in attacco, no, dice, ma scegliti il. tu che cosa pensi?
E io non so per quale ragione, non lo so, veramente non lo so, ho sempre pensato di voler essere amico di Antonio. Io questo mestiere adesso provo a farlo perché voglio diventare, cioè faccio un progetto teatrale perché voglio condividere una parte della mia vita con quella persona, non con Ah, quel ok, cioè testo. quindi mescoli proprio la Lo tua scelgo, vita sì, personale con... lo scelgo completamente all'opposto. E in questo caso, visto che mi si dava la possibilità di non scegliere, ma di dare un suggerimento, cioè, io vorrei diventare amico di Antonio. E siete diventati amici dopo? Molto. E ne sono molto felice. La cosa che mi perché poi la cosa che il film resterà. Certo. Resterà, sarà lì presente. Ognuno può andare in uno scaffale e prenderlo. Però quello che resta veramente a me, perché non so quante volte vedrò il film io, ma No, credo certo. 5 volte, poi non lo vedrò più perché l'ho fatto Tu dici io, quando finisce quella cosa no? E lì invece e mi ti resta rimane dentro. l'amicizia di Antonio, credo che sia una delle cose che mi porterò per tutta la mia vita. Che bello. Invece parlando dell'altro film che è diretto da un regista, anche che è Luigi Pane, Sì. e lì com'è nata invece la storia Sì. A un con certo Luigi? punto mi E poi il arriva. tuo è un cinema fatto di persone, di incontri, vero? Sì. Soprattutto. Sì, soprattutto di incontri. Sai, oggi io non dovevo venire qua. Ci sono state alcune persone che mi hanno detto che non valeva la pena venire. Era meglio farlo Che in tanto sei su un remoto. set. E ci faccio una bella zoom, risparmi chilometri, E dai, facci. invece no, bisogna onorare le cose che facciamo, capito? Proprio nel momento in cui, cioè, ci troviamo in un momento della vita dove ci siamo detti durante la pandemia tutti quanti che diventavamo più buoni. Ci Te lo siamo detti, ricordi? Ti io me lo ricordo e lo faccio ricordi? E adesso, capito? tanti no, Che però. sì, che diventavamo più buoni, ci siamo promessi che poi ci godevamo la famiglia, i figli, le persone, gli Il amici, tempo, finalmente saremo padroni del nostro tempo, ti ricordi? il tempo, poi le cose me le devo fare perché poi vedi, non c'è stata la possibilità. E allora io me lo sono promesso. E non è una cosa che faccio per gli altri, è una cosa che faccio per me. Sempre egoista sono, però sono qua e dialogo Sì, con anche te perché poi, guardandoti negli esatto, in occhi. realtà... E questa cosa mi dà entusiasmo per continuare. Mi fa essere positivo nella vita, perché poi non lo so, potrei dire tante cose, però potrei sembrare retorico, però Però voglio l'incontro esserci, con Luigi voglio Pane fa esserci. parte di questo percorso, quindi. Assolutamente sì. E infatti mi arriva questa telefonata del produttore che dice che vuole farmi incontrare per un film, eccetera, eccetera. Dico, guarda, io non lo leggo, vediamo, incontriamo il regista. Perché il film ovviamente ha una coralità e loro avevano paura che scegliessi dei film solo come protagonista, no? Cioè da venire Totalitario, fuori. Tu diciamo così, come punta dell'iceberg di un progetto. dici questo è stato con Martone, deve fare il E divo, deve invece no, e fare. invece assolutamente no, perché mo c'ho sempre quello che ci hanno insegnato, no? Il film non è fatto di personaggi, il film non è fatto di battute, così, Che poi è vero. va fatto nella pratica. E quindi facciamolo. E quindi sono andato ad incontrare Pane, che aveva chiaro che cosa voleva fare. Era un'opera prima e mi piace affrontare le opere prime perché ti regalano anche una bella libertà, detto Ok, quindi in poi maniera proprio sincera, ti permette di sperimentare anche su te stesso dal su punto di me vista del... stesso anche in maniera un po' più schietta. Cioè, quando lavori poi con dei registi come Mario, adesso stiamo facendo un altro film con Mario, un come altro Mario, ma non si può insomma citare, ma insomma un altro di quei film belli. potrei parlarti, che ne so. Immagino lo stesso di Bellocchio, ma tanti altri Certo. artisti italiani, lì insomma subisci un po' la presenza e Certo, non l'artista è che che vai lì a so. fare il fenomeno sul set di Esatto, Maratone, invece no? quando sei con un ragazzo tuo coetaneo che ti ha scelto e tu stai facendo quell'opera e te la porti un po' tu addosso quell'opera, così con lì, vai lì e sei un po' più libero. E questa è una verità che molto probabilmente non Certo. ti dirà nessuno, ma a me È piace così. dirle le verità. E quindi ci siamo buttati in questa cosa che aveva un argomento che a me appassiona moltissimo, è quello del sociale, perché tu sai benissimo che la mia principale attività personale è sul sociale, sul mio quartiere, su Napoli, ma non solo. E quindi questo film veniva girato a Roma, in periferia, e trattava un tema
Tosto. Tosto, che in questi anni insomma è molto presente, sì. Ahimè. Ogni tanto quindi, viene accantonato, ogni tanto che viene città, ripreso. Beh, diciamo la nostra, scusa fenomeno. Poi avevo un argomento padre figlio, il che mi faceva piacere perché ho due figli e quindi potevo attingere dal nostro rapporto delle cose, maturare anche io come padre facendo una riflessione. È più difficile quello però da padre, interpretare un padre o no? E poi in realtà, è più difficile quando perché ti scopri e dall'altra parte c'era un attore che non era mio figlio. E infatti ti racconto una cosa molto bella che non ho detto ancora, che a un certo punto scelgono il ragazzo secondo lei... Quanti anni ha? 17, ma mi sembra che adesso è diventato maggiorenne. Okay. E dico, datemi il numero di questo ragazzo. E ci siamo andati a fare una scalata in montagna, io e lui. Dove? E siamo andati praticamente a Furore, sulla costiera amalfitana. Io ho prenotato questo insomma... alpinista, diciamo così, mi ricordo adesso il nome specifico com'è, e ci siamo arrampicati, abbiamo fatto una... Ma c'è tipo free climbing proprio? Abbiamo fatto proprio arrampicata, cioè arrampicata sulla montagna. Lui teneva me e io tenevo lui, non siamo mai andati a scalare una montagna, ci siamo trovati con questa montagna altissima e ci siamo arrivati tutti e due, e quello ha costruito molto del nostro rapporto. È una cosa che unisce tanto. Quindi. Abbiamo passato belle giornate insieme, siamo stati insieme... E questa cosa ci ha creato, la montagna ha creato un grande rapporto tra di noi e subito. E siamo andati là, l'abbiamo messo in campo e poi lui ha una bella famiglia alle spalle, quindi ha cercato anche lui di portare all'interno di questa cosa. Poi ci siamo guidati in questo rapporto. Che bello. Senti, in attesa di vedere poi i due film di cui abbiamo parlato, ti volevo tu fare li hai visti? Un'ultima domanda. Sì, sì, li ho visti e ci hanno già il bollino hot corn di garanzia. Molto belli, molto belli. Tommy Weber pure ha fatto un'opera. Non l'ho visto ancora Tommy Weber. Ha fatto una cosa molto particolare. Senti, l'ultima domanda invece, eravamo a Venezia col nostro Hot Corner e tante cose belle venivano poi da Napoli, a parte Sorrentino, è venuto Filippo Scotti, cioè è venuto Massimiliano Gallo, che noi amiamo sempre. Cosa sta succedendo? Sta succedendo tante cose, quasi come negli anni 90, ti ricordo, negli anni 90 c'era il fermento, no? A Roma c'era il fermento negli anni 90. Ma pure a Napoli c'era, no? Ma adesso sta accadendo qualcosa di impressionante. E... Cioè c'è questa cosa, non assolutamente è una percezione. No, a parte il fatto che negli anni, ecco, Paolo Sorrentino, Mario Martone, Roberto andò... Matteo Garrone, che è mezzo napoletano, poi tutto sommato, sì. Perché ormai vive a Napoli. Tutti questi grandi registi, ma potrei citarne tanti altri, stanno creando a Napoli. Napoli è una città, un set veramente a cielo aperto, ma veramente. Cioè in 10 km puoi passare da uno scenario simile a Baghdad, a uno dei posti più ricchi del mondo. Sì. Io ci metto anche il tuo Benvenuti in Casa Esposito, che noi abbiamo amato, che è una commedia. È una commedia, leggera, insomma, che però l'abbiamo fatto proprio per divertirci. Però fa parte anche per un delle tante divertimi. Anime. Assolutamente. Sta accadendo qualcosa di molto bello, di molto importante, ce ne stiamo rendendo conto, ma dobbiamo essere bravi. Questo lo dico, sto riflettendo con te, faccio finta che non c'è l'intervista. Cioè, dici a gestire quello che sta succedendo? Sì, non bisogna sbagliare. Non bisogna sbagliare perché... Perché è un patrimonio. È un patrimonio enorme. E soprattutto sulle generazioni stanno crescendo adesso. Patrimonio, ma non è che non dobbiamo sbagliare nel fare film, anzi... Che ben venga, sì, che si sbagliano i film, loro, anzi certo. Li dobbiamo sbagliare i film, così cresciamo. Ma io dico proprio nella gestione, cioè, voglio dire, così come è stata Roma, chiaro, a un certo punto. Adesso sta diventando Napoli un po' la capitale del cinema. Sì, e anche della televisione. A breve sì, c'è un progetto cose. Anche di studios, cioè se arrivano gli studios a Napoli... Certo, ma anche la Mad Entertainment di Luciano Stella, no? Ci stavamo prima. Insomma, stanno facendo dei grandi lavori e Napoli è entrata a gamba tesa, ma già sono, credo, 4-5 anni. Io sì, mi sono trovato con il sindaco che Napoli era super presente. Quando ci sono andato con il mio corto, c'erano tantissimi film napoletani. Si sta creando molto, io sono felicissimo, ovviamente, di tutto questo. No. Sì, sta accadendo qualcosa. Ovviamente... Veramente te lo dico occhi aperti a chi sta gestendo queste cose, perché il rischio è, non lo voglio dire, però chiaro. C'è un rischio,
va fatto con le professionalità giuste. Allora, sai cosa facciamo? Altrimenti si rischia dell'improvvisazione, non va bene, capito? Sai cosa facciamo, Cesco, la prossima volta? Hot Corner lo portiamo a Napoli. Troviamo un bel posto e ci mettiamo lì a facciamo una serie di incontri. Ti ospita a San Giovanni a Teduccio. Facciamo una serie di incontri cercando di capire cosa sta succedendo a Napoli. Tanto tu dell'Hot Corner c'hai le chiavi, perché noi siamo Francesco gentili. Di Leva fan, per cui quando vuoi tu suoni e noi... Io ti però rimetto. Questa cosa di Napoli, dai. Dopo, la monitoriamo. Vabbè. Francesco Di Leva, l'Hot Corner. Grazie. Grazie mille, Francesco.